La Marina di Carrara, facendo una staffetta fino qua a Viareggio, solo per consegnarti una copia della Costituzione. E abbiamo fatto il nostro piccolo gesto come una sfida. Abbiamo cercato di essere i paladini che proteggono la nostra Costituzione. Brava! Il bello che ci dicono che siamo antidemocratici. Mi è arrivato un SMS. Voi immaginate gli SMS che Verdini manda alla Boschi o Flavio Carboni, il massone, manda al padre della Boschi. A me arriva questo. Alessandro, ricordati di controllare l'olio del motore, specialmente finché non farai il primo tagliando. È incredibile. Il discorso è questo. Il mese scorso, un mese e mezzo fa, quando già si capiva che questi veramente cialtroni avrebbero occupato la RAI inserendo uomini più renziani di Renzi, ci è venuta in mente questa idea. O stiamo lì a lamentarci, che tra l'altro è lo sport principale di molti italiani, non degli italiani che sono qui in piazza stasera, oppure ci inventiamo qualcosa, e ognuno si può inventare qualcosa. Questi ragazzi straordinari si sono inventati una staffetta oggi per portare la copia della Costituzione a un parlamentare della Repubblica. Io mi sono inventato un tour, un giro con il motorino, oltre 4.000 chilometri, in giro, ed è una roba meravigliosa. Oggi abbiamo dato un appuntamento così per provare. A Marina di Bubona siamo arrivati, c'erano altri centauri. Ti ho detto Bibona. Scusa, Marina di Bibona. C'erano altri motociclisti, persone che io non conosco, e mi dicevano: fratello, vieni, ti indico io l'Aurelia. Fratello, incredibile. E sono lì, e sempre di più. Domani anche vi daremo un appuntamento. Se volete fare un tragitto con noi, lo potete fare: moto, biciclette elettriche, motorini, macchine, tanto si va piano fino a Santa Margherita Ligure. Lo possiamo fare perché questa è una piazza incredibile. Fermi! Non c'è un carabiniere, non c'è un poliziotto, non ne vedo nessuno. E ci sono migliaia di cittadini, il questore del Senato della Repubblica, parlamentare Giorgio Soria, consiglieri regionali, non c'è un carabiniere. Pensa, oggi Renzi dove sta? A Modena. Pensate alla Boschi che si muove, ci sono molti più poliziotti che cittadini ad ascoltarla, però occhio! Non sono lì per difendere la Boschi dei cittadini, sono per difendere i cittadini dalla Boschi, attenzione! Oggi che ha detto chi vota no è contro il Parlamento, quale Parlamento, che questa riforma costituzionale è passata grazie a un premio di maggioranza abusivo, incostituzionale, quello del Porcellum alla Camera dei Deputati, perché il Movimento 5 Stelle, qua ci sarà qualcuno pure che ha votato il PD, anni passati, tranquilli, siete assolti, non c'è nessun problema. Anche a me è capitato che magari nel 2013 avete votato, che ne so, Bersani. Ecco, nel 2013 il Movimento prese più voti del PD alla Camera, solo che quelli del PD sono più del doppio perché si sono presi un premio di maggioranza che poi è stato definito incostituzionale, abusivo, illegale dalla stessa Corte Costituzionale, e grazie ad una truffa costoro cambiano la Costituzione. Ma dato che non gli bastava questa truffa e non avevano i numeri al Senato, si sono comprati politicamente Volta Gabbana, transfughi, queste persone che anziché se cambiano poltrona e si vendono politicamente, e se li sono comprati sempre politicamente. Questa è la legislatura nella storia della Repubblica Italiana che ha il maggior numero di Volta Gabbana. Alla Camera dei Deputati il primo gruppo parlamentare più numeroso, nonostante abbia preso meno voti del 5 Stelle, è il PD. Il secondo è il Movimento 5 Stelle, il terzo è il gruppo misto. Chi ha votato il gruppo misto? E grazie a questi Volta Gabbana fanno passare la Costituzione, cioè le riforme costituzionali, ma ci rendiamo conto? E sono però così alla frutta che evidentemente sono costretti appunto ad alzare il tiro. Pensateci, se avessero delle buone argomentazioni avrebbero avuto bisogno di occupare la RAI e di far fuori i direttori dei telegiornali che davano uno spazio equo alle ragioni del sì e alle ragioni del no, e confermare solo un direttore che si chiama Mario Orfeo, uomo legatissimo a Caltagirone, perché è tutto lì giro. Caltagirone è una delle persone che ha divorato Roma, l'ha divorata, interessi nell'acqua pubblica e soprattutto
avrebbe interessi nelle Olimpiadi del 2024, perché vorrebbe costruire appunto il villaggio olimpico sui suoi terreni a Tor Vergata. Questa è Caltagirone. E chi era Mario Orfeo, il direttore del Mattino di Napoli, che appartiene a Caltagirone? E a chi appartiene il messaggero che infanga ogni giorno il Movimento 5 Stelle? A Caltagirone. E questi vogliono che noi, che cosa, che pensiamo alle Olimpiadi con Roma che l'hanno divorata? E il presidente del comitato promotore delle Olimpiadi è un tal Montezemolo, che fu anche il presidente dell'organizzazione dei mondiali di calcio del 90, e sappiate che l'ultima rata di mutuo, di debiti che i cittadini italiani hanno pagato per i mondiali del 90 si è pagata a gennaio scorso, e noi dovremmo farli organizzare a costoro le Olimpiadi per far arricchire Caltagirone. È per quello che il TG1 ci infama. Ma non c'è problema, continuassero, sono mediocri. Se si applicasse una tassa sulla mediocrità avremmo già estinto il debito pubblico in questo paese. Loro occupano la RAI, noi siamo in piazza senza scorta, sempre di più, sempre di più. Arriviamo a tutto. La settimana scorsa i senatori, facendo una battaglia, hanno votato per l'arresto, grazie a Dio è stato arrestato, di un senatore che si chiama Caridi, è entrato con il Popolo della Libertà, poi è passato con il Nuovo Centrodestra, ha votato per un periodo anche le riforme costituzionali, Medi, Renzi, Boschi e Verdini, poi è passato da un altro gruppo, GAL si chiama. Ecco, secondo la Procura Antimafia, questo senatore non era soltanto un fiancheggiatore dell''ndrangheta, no, ma un dirigente della cupola segreta occulta dell''ndrangheta stessa, che gestisce i rapporti tra le alte istituzioni, dal Parlamento europeo, passando per il Parlamento nazionale, e la Regione Calabria, il Comune Reggio Calabria, con l''ndrangheta stessa. Secondo voi, nel modificare la Costituzione, hanno per caso tolto l'immunità parlamentare? Che cos'è l'immunità? L'immunità significa, quella che conta, che se sei un comune cittadino puoi essere arrestato anche se rubi in un supermercato. Se sei un senatore della Repubblica e sei accusato dalla Procura Antimafia di essere un dirigente dell''ndrangheta, per farti arrestare deve votare lo stesso Senato. Per intercettarti deve votare il Senato, pensa, vota, e poi questo evidentemente non si farà più intercettare. Non dirà niente dentro durante le telefonate. Per essere perquisito deve votare il Senato. Secondo voi hanno approfittato delle riforme costituzionali per togliere l'immunità parlamentare a questi deputati e senatori? No, al contrario, il Senato, che non è stato abolito con questa riforma, diventa una sorta di dopolavoro per consiglieri regionali non eletti da nessuno, scelti dai partiti politici, infilati nel Senato delle autonomie, che nel passaggio tra casa loro e Roma, magari in autogrill, acquisiranno magicamente, pur non essendo stati eletti dal popolo, l'immunità parlamentare. E chi diventerà senatore con queste riforme, qualora dovesse passare il sì? Evidentemente quei politici dei consigli regionali maggiormente in odore di malaffaro, di corruzione, o che sanno che si potrebbe scaraventare contro di loro un'inchiesta, e quindi verranno tutelati dal partito di appartenenza e verranno nominati senatori della Repubblica con l'immunità parlamentare presa in autogrill. Questo è il sistema. E parlano di risparmi, parlano di miseri risparmi, dandoci il contentino abbiamo ridotto i senatori. Guardate che è sempre la stessa logica. Costoro accentrano il potere nelle mani del governo, costoro danno l'immunità a personaggi non eletti da nessuno, costoro confondono totalmente il processo legislativo dicendo che lo stanno velocizzando perché in Italia c'è un problema di lentezza del Parlamento. Non è vero, lo diceva prima Giorgio, la riforma Fornero è passata in 19 giorni, ma soprattutto è una roba vergognosa. Io anche per questo ho deciso di girare l'Italia, perché voglio stare a posto con la mia coscienza. Hanno dato 41 giorni di ferie ai parlamentari, 41, e vi assicuro che negli ultimi mesi la Camera dei Deputati, grazie a Madama Boldrini, lavora dal martedì pomeriggio al mercoledì sera. Allora non serve, per velocizzare i lavori parlamentari, cambiare 50 articoli della Costituzione. Sarebbe sufficiente far lavorare i parlamentari dal lunedì al venerdì e dargli delle ferie normali come i comuni mortali. Ma chi vuole modificare la Costituzione?
Napolitano, no, è il regista principale, quello che applaudiva i sovietici quando entravano a Budapest, quello che da presidente della Camera impedì alla finanza di entrare nella Camera e acquisire in epoca di Tangentopoli i bilanci dei partiti, tutti truccati. Lo stesso Napolitano che era ministro dell'interno quando vennero segretate le confessioni del camorrista Carmine Schiavone, che aveva detto nel 97 dove la Camorra aveva nascosto i rifiuti tossici nella Terra dei Fuochi. Non lo dimentichiamo, non lo dimenticheremo mai. Lo stesso Napolitano diventato parlamentare della Repubblica nel 1953, l'anno della morte di Stalin. Sono 53 anni che lo paghiamo e ancora non ha imparato a rispettare il popolo italiano. 63 anni. Lo stesso Napolitano che ha firmato le porcate berlusconiane, lo stesso Napolitano che si è fatto rieleggere soltanto per impedire il cambiamento. Che altro devono fare per far capire ai cittadini che sono di fatto dei golpisti? Solo che nei colpi di Stato moderni non si utilizzano più carri armati e Kalashnikov, si utilizza il controllo dell'informazione, si piazzano giornalisti compiacenti, si comprano giornali, si mandano messaggini ai giornalisti dicendogli quello che devono scrivere, e vogliamo che i giornalisti siano capaci di alzare la testa e dire quello che gli scrive il portavoce del Presidente del Consiglio Renzi. Sensi si chiama questo, manda i messaggini. Ehi, scrivi questo e non scrivere quest'altro, occhio, perché poi hanno questo potere, sostituiscono. È tutta lì l'informazione, dimmi. Dillo, perché sto facendo. Dopo ti faccio parlare. Controllano questo tipo di informazioni in maniera incredibile. E questa è la logica. Sono così. Hanno rivotato lo stesso Presidente della Repubblica per due volte. Hanno applicato la ghigliottina incostituzionale. Il tutto per far passare queste riforme costituzionali che, ripeto, servono esclusivamente ad accentrare il potere. Hanno per caso fatto le riforme costituzionali per togliere degli enti inutili? Assolutamente no. Per dimezzare sul serio i costi della politica, dimezzando il numero parlamentari, dimezzando gli stipendi? Assolutamente no. Oggi Renzi si deve vergognare, ha dichiarato: i risparmi del Senato li daremo ai poveri. Lui che viaggia con un aereo blu pagato con i nostri soldi, mentre ha distrutto la scuola pubblica, la sanità pubblica, l'ambiente. Parlano di risparmi. Modifica una legge sulla prescrizione con Verdini, che aspetta la prescrizione per i suoi processi. E voi sapete qui a Viareggio che cosa significhi la vergogna della prescrizione. Qui probabilmente alcuni colpevoli della strage di Viareggio verranno prescritti. E Napolitano diede addirittura l'onore del cavaliere a Moretti. Ve la ricordate o no? È incredibile. Qua ci sono dei parenti delle vittime. È incredibile, il Movimento 5 Stelle propone vergogna, sì, ditelo, gridiamolo! Queste sono! Che hanno modificato la prescrizione soltanto per salvare il deretano di qualche politico berlusconiano, e oggi proseguono su questa stessa strada. Poi ci ritorno i processi sull'amianto, i processi sulla strage di Viareggio, è una cosa vergognosa. Però questa è una risposta incredibile, mai si era vista così tanta gente ad agosto, avvisata esclusivamente dai social e dal passaparola. Oggi la nazione mi ha chiamato Antonio Di Battista, un trafiletto piccolino, ma io non mi offendo, non mi hanno mica chiamato Verdini, mi hanno chiamato solo Antonio Di Battista. Usano questi messucci, cambiano il nome, ti mettono in fondo, ti prendono per il culo. Guardatela una piazza così, raccontatela, non si è mai vista così tanta gente. Ma che altro vuole modificare la Costituzione? La Boschi, che dovunque ormai si muove, ha bisogno della scorta, perché ancora non hanno preso una lira i truffati dal salvabanche. Una lira, si dovrebbero vergognare, hanno distrutto i risparmi dei cittadini, hanno distrutto la scuola pubblica, quanti insegnanti ci sono qui? Ed è un dramma quello che hanno fatto alla scuola, hanno distrutto la sanità pubblica, perché? Perché si scopre che Renzi viene finanziato dalla sanità privata. Ma qual è un altro padre costituente? Verdini. I telegiornali dovrebbero raccontare il cursus honorum di una persona che dice di aver scritto le riforme costituzionali e non è stato smentito dal Partito Democratico. Io ve lo devo dire, perché
È evidente che se personaggi così sono gli artefici di questa riforma costituzionale, evidentemente questa riforma costituzionale sarà estremamente coerente con il cursus honorum, con la carriera di personaggi del genere. Verdini, ve lo devo dire tutto quanto, ha 5 procedimenti penali e una condanna in primo grado per corruzione e vota le riforme alla legge anticorruzione con Renzi. Verdini è rinviata a giudizio per il caso della P3, un'associazione segreta volta, secondo i magistrati, a condizionare il funzionamento degli organi costituzionali. C'è uno che è sotto processo perché appartenente ad un'associazione segreta, la P3, l'evoluzione della P2, perché appunto faceva parte di questa associazione volta a condizionare il funzionamento degli organi costituzionali, diventa un padre delle riforme costituzionali, appunto elevato a padre costituente da Renzi. Ma ci rendiamo conto? E in questa inchiesta è anche immischiato quel massone Flavio Carboni, condannato a 8 anni e mezzo di carcere per il crack del Banco Ambrosiano, quello che costò la vita a Roberto Calvi, il banchiere di Dio che venne suicidato a Londra sotto un ponte, non so se vi ricordate, lo stesso Flavio Carboni che incontrava Papa Boschi a 300 metri dall'ufficio di figlia Boschi, con la figlia già ministro delle riforme costituzionali, per chiedergli consigli a Papa Boschi, a Flavio Carboni, su Banca Etruria. Questi sono i personaggi, questa è la cricca. Verdini, la famiglia Renzi, la famiglia Boschi, la Boschi, è questa la cricca che si è presa, si vuole prendere poco alla volta, grazie alla disinformazione, a giornali compiacenti, a telegiornali compiacenti, tutta la Repubblica, iniziando dalla Costituzione. Guardate che il processo perverso è questo: i futuri senatori che non potranno votare la fiducia al Presidente del Consiglio, i futuri senatori di questo fantomatico Senato delle Autonomie, però saranno loro che potranno votare per future riforme costituzionali. Che cosa significa? Che qualora dovesse vincere il Movimento 5 Stelle con l'Italicum, che è una legge che a noi fa schifo, anche se qualcuno dice che potrebbe appunto favorire il Movimento, a noi non ci interessa, se produce un Parlamento di nominati, fa schifo a prescindere da quale forza politica possa o meno favorire. Così ragioniamo noi. Se pensassimo più a quel che conviene rispetto a quel che è giusto, noi ci saremmo tenuti i rimborsi elettorali, ci saremmo tenuti gli stipendi, è evidente, no? Ci saremmo tenuti 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, ma dato che abbiamo preso i voti anche dicendo che avremmo restituito quei soldi, è evidente che li abbiamo restituiti. Il Movimento, ma il Movimento, guardate, giù pure la bandiera del Movimento, non mi interessa niente, è mezzo che permetta a dei cittadini incensurati di entrare nelle istituzioni, cittadini che prima hanno votato centrodestra, centrosinistra, e tanti cittadini che avevano smesso di votare, che ci dicono mentre giriamo per le strade d'Italia: grazie per avermi fatto tornare l'entusiasmo e credere nella politica, e questa è la più grande cosa che abbia fatto il Movimento. Il Movimento è un mezzo, il fine sono i diritti che ci spettano, perché siamo cittadini sovrani e non sudditi di questi quattro cialtroni. Secondo processo di Verdini, rinviata a giudizio per associazione a delinquere e bancarotta per quanto riguarda il crack di una banca, il Credito Cooperativo Fiorentino. Terzo processo, rinviata a giudizio per bancarotta per il crack di una casa editrice anche del giornale toscano. Quarto processo, anzi quinto, rinvia a giudizio per finanziamento illecito per quanto riguarda la compravendita di un immobile in via della Stamperia a Roma. Questo è Verdini ed è un padre della riforma costituzionale. Ma andiamo avanti, perché la logica perversa sta tutto nella confusione con la quale è stata scritta. Ma non sono stupidi, lo fanno apposta, perché è nella confusione che il mariuolo può rubare maggiormente. Chi scrive male pensa anche male, ma ricordatevi che è in acque torbide che si pesca meglio. Io vorrei un volontario che vieni qua, tu col cellulare, vieni qui. Io vi devo leggere, i padri costituenti hanno scritto una costituzione che doveva essere comprensibile. Cioè tutti i cittadini appunto la devono comprendere, perché sono le fondamenta sulla quale si costruisce uno Stato. La Costituzione si può cambiare in alcuni punti, certo, si può aggiornare, si possono dare maggiori poteri ai cittadini, si può per esempio inserire l'obbligo di discussioni delle leggi di iniziativa popolare in Parlamento, si possono per esempio inserire referendum propositivi
senza quorum, con quorum ridotti, per far sì che i cittadini un domani possano scegliere di presentare un referendum, per esempio, per abolire le pensioni d'oro e aumentare le pensioni minime. Pensate se ci facessero scegliere queste cose, come voterebbe il popolo italiano. Si può anche cambiare la Costituzione, sto finendo, si può anche cambiare la Costituzione, dopo parliamo. Si può anche cambiare, ma grazie a un Parlamento legittimo, votato dai cittadini e magari grazie al lavoro di tutte le forze politiche che hanno il dovere di poter intervenire nella Costituzione. Questi scrivono gli articoli male, apposta per non farceli capire, apposta per rendere confusionario il processo legislativo, perché, ve lo ripeto, in acque torbide si pesca meglio. L'articolo 70 della Costituzione del 48, quello che parla appunto della funzione legislativa, come viene esercitata, dice, 9 parole, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, basta, cioè bicameralismo perfetto, che ha anche una logica. Per noi si potrebbe anche eliminare in futuro il Senato, a patto che vi sia un'informazione libera che possa appunto fare informazione e rendere edotta l'opinione pubblica. Nel momento in cui l'informazione è occupata, paradossalmente due Camere e nell'iter che c'è tra una Camera e l'altra di una legge ci consentono a noi cittadini di informarci, magari organizzarci, fare una pressione collettiva nei confronti del Parlamento e far ritirare una porcata o modificare una legge porcata. Questa è la logica appunto del doppio passaggio Camera e Senato, quello che viene comunemente definito bicameralismo perfetto. E questo dice il vecchio articolo della Costituzione: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ora soltanto la metà vi leggerà, come ti chiami? Chiara vi leggerà soltanto la metà dell'articolo 70, quello che appunto spiega come dovranno essere fatte le leggi all'interno del Parlamento qualora vincessero i sì. Vi ripeto, vi leggerà soltanto la metà. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari e le altre forme di consultazione di cui l'articolo 71 per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni. Per la legge che stabilisce le norme generali, le forme, i termini e la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui è l'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui è l'articolo 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma e 132, secondo comma. Le stesse leggi ciascuna con oggetto proprio possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa da leggi approvate a norma del presidente. Chiara ne ha letta solo la metà, qualcuno ha capito qualcosa? E se non capiamo noi cittadini italiani, potrà mai capirci qualcosa Gasparri? Ora ci sono 8.000 persone collegate in diretta, 8.000 persone che a costo zero in rete stanno seguendo questi discorsi. Inquadra pure la piazza, Stefano. 8.000 persone che spareranno questi contenuti, 8.000 persone che sanno ormai che prima di credere ad un articolo che pubblica il giornale devono vedere chi c'è nei consigli di amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo. È tutta lì. Cittadini sovrani che sanno, oggi una persona mi si è avvicinata in un bar e mi ha detto: guardate che è incredibile, sta passando un messaggio, ci stiamo svegliando, mi dice, ma è vero quello che dice un giornale che non hai la patente, perché scrivono anche questo. Ho la patente B, non ho fatto in tempo a prendere la 1, quindi ho dovuto prendere uno scooterone con le tre ruote, l'unico il 300 che posso portare, perché sotto i 300 di cilindrata avrei fuso sull'Aurelia. Però i giornali scrivono, non ha la patente, come a dire, questo è un illegale che viaggia sulla rete senza patente. Però questo signore in un bar mi ha detto, non è che mi ha detto, hai o no la patente? No,
La domanda è, ma è vero quello che ho letto sul giornale che scrive che no? È un passaggio avanti. Cioè evidentemente ormai noi leggiamo i giornali e partiamo dall'idea, non ci credo. Poi verificheremo se sia vero o falso. Ma questa è colpa di giornalisti che si sono venduti al sistema, è colpa loro. Ci sono, sto finendo, ci sono bravissimi, dopo vengo a parlare con te, stai calmo. Ci sono bravissimi giornalisti e sono indispensabili, però è evidente che se si servono appunto i padroni per provare a salvaguardare un posto di lavoro, forse si salvaguardia un posto di lavoro, ma si perdono i diritti ai futuri figli, è questa la logica. Grazie, dopo vengo da te e parliamo vis-à-vis. Però, di Alessandro, Alessandro. Dopo parliamo, io e te, no, stai calmo. No, no. Dopo vengo, vedi che sei un pochino, fammi finire. Abbi pazienza. Sì, mi mancano ancora tanti tanti chilometri. Dopo parliamo, vis-à-vis, tranquillo. E un po' di alcol meno, per favore. Allora, arriva fino a lì. Ragazzi, abbiamo un'enorme opportunità, quella di continuare ad essere cittadini sovrani, quello soprattutto di capire che lentamente, e concludo, ci stanno togliendo i diritti. Io sto raccontando una storiella, però è molto significativa ed è molto connessa appunto con questo regalino che ci fanno di toglierci qualche senatore, che questa sarà la loro base della campagna elettorale. Ma come? Stiamo eliminando 200 senatori e non siete contenti? Occhio, che può essere un bonus, uno zuccherino che nasconde una vagonata di letame. È questa la solita logica del governo Renzi, ormai lo sappiamo. Qualcuno ha creduto agli 80 euro, salvo poi vedere aumentato una serie di tasse. Ricordo sempre che gli 80 euro sono quattrini del popolo italiano, non li ha stampati Renzi, però li ha dati prima delle elezioni europee, ricordiamocelo. Qualcuno, pochi perché i professori sono molto svegli, ha creduto a questo bonus insegnanti, mentre contemporaneamente toglievano di fatto un diritto ad insegnare in un modo giusto, perché come potrà andare avanti un paese dove stanno facendo diventare frustrati gli insegnanti? Come potrà andare avanti? Bonus ai giovani, si inventano qualcosa, ma nel frattempo tolgono la possibilità di creazione del lavoro ai giovani, e ci sono 100.000 giovani che scappano dall'Italia ogni anno e non vanno più a New York, Londra o Parigi, vanno addirittura, non lo so, in India a cercare lavoro in qualche call center, come i giovani portoghesi vanno in Angola. Sta cambiando tutto il mondo. E perché sta cambiando? Perché ci sono degli enormi interessi finanziari portati avanti da banche di speculazione, tra cui la JP Morgan, e della JP Morgan che 3 anni fa ha indicato ai suoi emissari, perché Renzi è di fatto un prestanome delle banche, come intervenire sulla Costituzione. L'hanno detto 3 anni fa, intervenite sulle Costituzioni del Sud Europa, perché ci sono troppi diritti sociali e il mercato deve essere l'unico re, perché costoro contano più le merci delle persone, più le transazioni finanziarie dei diritti. Costoro sono così poveri che hanno soltanto i soldi, sono così poveri che hanno soltanto i soldi, e non avranno mai questo calore umano, non avranno mai migliaia di persone che ti danno pacche sulle spalle e ti dicono continua così, continuate così, non mollate, andate avanti. C'è una storiella, è la storiella della rana bollita. Io la racconto sempre, però è sintomatica. Immaginate di avere una rana, è vera, viva. La prendete e la buttate in una pentola di acqua bollente. La rana sente che l'acqua è bollente, dà un colpo di zampa e si salva la vita perché salta. Ora prendete la stessa rana e mettetela in una pentola di acqua fredda, e questa pentola mettetela sul fuoco e scaldate lentamente la fiamma. Lentamente la temperatura salirà e la rana, senza rendersene conto, morirà bollita. È quello che è successo in questi 30 anni. Ci toglievano un diritto, ma poi ci davano un bonus. Ci tenevano buoni con il metadone dei bonus. Noi lì zitti, con migliaia di problemi, con la testa abbassata, si andava avanti, ci toglievano un altro diritto e ci davano un altro bonus. Lentamente, e lentamente così è morta la sanità pubblica a vantaggio della sanità privata. È morta la scuola pubblica. Sono morte anche le vittime di Viareggio, che non avranno giustizia, ma la modificheremo quella legge sulla prescrizione, ve lo promettiamo. Lentamente muoiono
i giudici antimafia ammazzati della mafia nel vedere che in Parlamento ci sono i dirigenti dell'Andrangheta o gli autisti del fondatore della nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo, si siedono in Parlamento, prendono maxi stipendi, e i carabinieri che questa sera in piazza non ci sono e sono contento perché sanno che se si riunisce questo popolo evidentemente i ladri sono altrove, i carabinieri si devono mettere sull'attenti e salutare questi autisti di camorristi o questi dirigenti dell'Andrangheta. Lentamente uccidono i giovani quando li costringono a fuggire, lentamente uccidono le popolazioni costrette a vivere su bombe nucleari che esplodono ad ogni respiro nelle varie terre dei fuochi. Ce n'è una pure a Brescia, da dove viene Giorgio, che la terra dei fuochi non è soltanto quella campana. Hanno messo rifiuti tossici dovunque, utilizzando anche lì le cosche e la mala politica. Allora quello che noi vi chiediamo, qua non si tratta di votare, nessuno si candida, ripeto, si tratta di difendere la sovranità popolare e far capire a questi usurpatori non eletti da nessuno che esiste ancora un popolo capace di non abbassare la testa e ringraziarli per un bonus, ma capace di alzarla, di stare a testa alta, in piedi, a schiena dritta e rivendicare i diritti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. E moltiplicatevi, inventatevi qualcosa, fate come il fischiaggio, invitate degli amici a bere un caffè a casa e fateli leggere soltanto l'articolo 70 com'era, come tornerà ad essere e come lo vogliono trasformare. Quando tutti i vostri amici diranno ma io qui non ci capisco niente, fategli capire che loro vogliono che il popolo non capisca, perché ci vogliono sufficientemente poveri magari da comprarci qualche voto e sufficientemente ignoranti per poterci manipolare. E questo è il disegno. Non molliamo. Viva l'Italia e viva il popolo sovrano. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo avanti.